dibattito, perché abbiamo approfondito un po' questioni che riguardano non solo Via dei Cappuccini, ma anche questioni che sono di interesse più generale, riguardo la mobilità urbana. Io per dire la verità non sono venuto se non col progetto cartaceo, ma con nessuna proiezione, per un semplice motivo: perché il progetto qualche mese fa l'abbiamo approvato e ero convinto che questa sera ci fosse soltanto una presa d'atto, perché dico, non sono arrivate osservazioni, e se non sono arrivate le osservazioni da quei cittadini ai quali abbiamo posto un vincolo proprio nel loro terreno per dire guarda che forse possiamo espropriarti, quei cittadini non hanno fatto nessuna osservazione, quindi davamo un po' per scontato che questo progetto, oltre che essere approvato dal Consiglio Comunale, avesse trovato un riscontro proprio in quelli che erano gli interessati su cui si apponeva un vincolo, no? Ma non ci sottraiamo comunque a nessuna questione di merito, perché è giusto che le affrontiamo comunque. Io trovo invece che questa sera c'era una novità, c'era una proposta di un consigliere Loris Pasù, che dice ma guarda che forse lì possiamo pensare qualcosa di diverso che in qualche maniera dia una visione di mobilità anche diversa, e magari dove non possiamo fare una ciclabile perché il percorso di Via Cappuccini è in trincea tra una parte alta e una parte più bassa ed è difficile fare gli espropri, si può fare qualcosa di diverso per agevolare la mobilità verso il centro, una mobilità diversa in bicicletta, a piedi, no? E tenta a ricucire un territorio che per tanti anni è stato in qualche maniera diviso dalla città, dal centro della città, con difficoltà anche per i pedoni, per i ciclisti. È chiaro che l'enfasi di quell'incidente ha mosso un attimino la popolazione, ma ci rendevamo conto tutti, insomma, che c'erano delle difficoltà dal punto di vista dei marciapiedi, soprattutto in alcune parti di Via Cappuccini. E allora da lì noi siamo partiti. C'è stata questa assemblea pubblica promossa da cittadini, l'abbiamo fatta sul posto dove riteniamo fosse più sentito l'interesse, dove era più facile per i cittadini arrivare, la parrocchia. Non abbiamo fatto in circoscrizione perché la parrocchia era lì, via Cappuccini, e quindi coloro che vi abitavano già avevano più facilità ad accedere, insomma, a entrare in quest'aula. E abbiamo visto che c'è stata una grande partecipazione proprio perché sentito era il problema. Questa è la prima assemblea, quando noi eravamo andati ad ascoltare le proposte senza preordinare qualche proposta preventiva. Poi ci siamo tornati in quella riunione pubblica, in quell'oratorio, ci siamo tornati proprio per presentare alcune ipotesi. Le abbiamo presentate sapendo che erano ipotesi anche che in qualche maniera invasive, perché è vero, consigliere Pedicini, qualche volta non riusciamo a rispettare gli standard, perché magari non riusciamo a fare la pista da 2,50, no? E magari facciamo da 2,45, in questo senso i tecnici dicono non si rispettano gli standard, qualche volta dobbiamo andare in deroga ammessa, tra l'altro, anche dal codice della strada, quindi non è che facciamo delle cose, non lo facciamo per lunghissimi tratti, ma per brevi tratti. E abbiamo fatto anche un terzo incontro dove abbiamo ulteriormente presentato particolari di come risolvevamo alcuni problemi di esproprio, di come risolvevamo alcuni problemi che riguardavano le entrate dei condomini, gli accessi, i carrai. E non vi nascondo che secondo me faremo anche un altro intervento, perché in passato si è dimostrato, l'abbiamo dimostrato nel tempo, proprio attraverso questi percorsi partecipati, noi riusciamo a ottenere due risultati. Innanzitutto, prendere atto dei problemi veri da chi li vive, saperli coniugare con le risorse che ci sono e dare delle soluzioni. Nessuno è perfetto, ma questo percorso di progettazione partecipata cosa ha provocato? Cosa ha determinato? Che non abbiamo avuto mai, non so, il comitato che faceva le firme contro un progetto o le lamentele perché c'era un cantiere che da tempo occupava quella strada. Avete avuto Prego? Su questo progetto, ma anche sugli altri. No, voglio dire, questo cosa vuole che le dico? Semplicemente che siccome non abbiamo
collaborazione, per carità, però io credo che in quell'occasione, quando faremo una assemblea pubblica e presenteremo il progetto definitivo, quello che veramente determina gli espropri, quello che dice dove si va a espropriare, forse in quel caso lì una proposta la proposta del consigliere Pasol può essere discussa, perché no? Siamo alla ricerca di percorsi alternativi, in qualche maniera anche lontani dall'asse principale della strada, che ci permetta di arrivare in bicicletta o a piedi, magari non respirando lo smog, come si diceva, ma trovando proprio delle soluzioni diverse. Perché no? Le possiamo praticare queste? Tagliare gli alberi, come diceva il consigliere Piccinato, o non tagliare gli alberi? È chiaro che la soluzione di tagliare gli alberi, dal punto di vista di chi progetta, è la soluzione più semplice, insomma, no? Facciamo piazza pulita e poi ridisegniamo la strada come vogliamo, però si tenta anche di rispettare quello che c'è, di valorizzare ciò che c'è, non semplicemente di distruggere tutto, rifare di nuovo tutto quanto. Quando si diceva, le rispondevo consigliere Pasol, per quel che riguarda i lavori delle fognature, non si tratta principalmente di un lavoro di riqualificazione stradale, ma è chiaro che se facciamo una riqualificazione stradale di questo tipo non possiamo non partire da rifare i sottoservizi, perché tra un mese, se no, il problema c'è e dobbiamo spaccare ciò che abbiamo appena fatto, insomma, quindi è la logica conseguenza fare i sottoservizi prima, in maniera che poi per 10 anni siamo tranquilli in quella zona, no? Speriamo. Io credo che questo progetto è, tra l'altro vi faccio notare che il finanziamento non è solo di questo bilancio, di quello che andremo ad approvare, ma era presente già nel bilancio precedente, insomma, era già nel triennale precedente. Io credo che quella proposta che noi facciamo dal punto di vista progettuale non sia in contrasto con quello che propone lei dal punto di vista di una viabilità alternativa. Tanto più che noi in Piazzale San Gottardo già abbiamo un pezzo di ciclabile, no? Davanti alla chiesa, che ci collega di fatto al cimitero. Lei comunque dice fino a via Candiani dobbiamo mantenere il doppio senso, obbligatoriamente dobbiamo mantenere il doppio senso, no? E quindi quel tratto lì va bene riqualificarlo anche separando l'utenza debole della strada da quello che è la viabilità delle automobili. Allora io penso che ci rimane solo un tratto di pochi metri per congiungere la pista di Piazzale San Gottardo proprio con quell'intervento nuovo. Vale la pena di farlo tutto, di collegare, così abbiamo un collegamento che va dal sottopasso direttamente fino al cimitero, con tante persone che quel tratto di strada lì lo fanno dal centro, soprattutto persone anziane, perché il cimitero ovviamente è frequentato soprattutto da persone anziane che molte volte ci vanno in bicicletta. Agevolare quel percorso lì credo sia una cosa opportuna e utile. C'è qualcosa da aggiungere? Che vanno a portare 4 fiori di solito sono loro. Vabbè. E allora, anche perché tutto questo si innesta in una progettazione che riguarda il PISUS, sul quale dovremo trovare i finanziamenti, vedremo, ma proprio che collega quella ciclabile lì attraverso via Pola direttamente con via Mazzini, quindi abbiamo in qualche maniera ricucito un pezzo di città, l'abbiamo unito con un percorso anche alternativo all'automobile, in sicurezza, soprattutto per utenza più debole. Per questo credo che comunque quello che noi vi proponiamo, e non proponiamo stasera, che abbiamo proposto alcuni mesi fa e di cui stasera si prende atto soltanto che non ci sono osservazioni da parte dei privati, credo che sia una cosa utile e opportuna per il quartiere, per tutte quelle serie di motivazioni che ho descritto, insomma, e che tra l'altro si parlava di piano della viabilità. Io credo che nessun piano della viabilità possa prescindere dal fatto che le strade che portano verso il centro di Pordenone, e ne abbiamo viste altre fatte così, debbono avere un po' di suddivisione tra l'utenza debole e il percorso e dove viaggiano i veicoli. Credo che sia opportuna. Qualsiasi piano di mobilità non possa non provvedere che per arrivare in centro ci possiamo arrivare anche con mezzi alternativi, quindi agevolare quello che è l'intasamento del centro città rispetto ai veicoli a 4 ruote e magari favorire soprattutto
pedoni e ciclisti, o anche gli scooter, perché no, gli scooter, che possono essere anche quelli ecologici. Beh, io credo che per queste motivazioni vale la pena semplicemente di prendere atto che non ci sono osservazioni, trovarci in quell'assemblea insieme con le proposte che si facevano qui stasera e verificare se questo progetto definitivo possa avere anche degli aggiustamenti, dei miglioramenti, confrontandoci con i cittadini, insomma, perché ogni idea può essere buona dopo un confronto e magari una condivisione con quelli che sono le persone più interessate a questo intervento. Grazie, grazie Assessore. Prego, Assessore. Lasciatemi aggiungere un paio di commenti a quanto ha detto Renzo Marzer. Non credo che ci sia molto da discutere sul fatto che questa riqualificazione, perché questa è stata la definizione, questa riqualificazione della strada alla fine raggiunga quegli obiettivi che erano già stati studiati in precedenza di rendere di fatto quella parte di città più vivibile, raccordarla, consentire il commercio, il piccolo commercio, perché se vi ricordate la presentazione c'erano stati dei dibattiti, cioè c'erano stati dei punti. Il dibattito complessivo è stato interessante anche perché al solito, come nella prima parte della discussione, ha fatto ritornare fuori il problema della mobilità. È chiaro che sono due cose diverse, qui l'obiettivo è quello della vivibilità, diciamo, in quel tratto la mobilità ha un aspetto di disegno strategico complessivo molto diverso. Perdonate la franchezza, ma a volte io ho l'impressione che quando parliamo di mobilità qua dentro ci sia la sindrome del commissario tecnico della nazionale. Siamo tutti specialisti. Non è così. Come abbiamo preso uno specialista, poi abbiamo riconfermato lo specialista per la parte idraulica, cioè per cercare di rendere la città più sicura per le esondazioni, e a mio avviso ci voleva uno specialista all'interno della struttura comunale per garantire che quegli studi che erano iniziati nel tempo adesso siano posti in esecuzione, ma nel frattempo, perché questo è un tema meno di moda, sono stati perfezionati e limati. La mobilità deve avere lo stesso percorso, deve avere qualcuno, non è un genio, non è un Nobel questa persona, ma qualcuno che l'ha fatto questa attività, che cominci veramente in modo serio e approfondito a prendere l'argomento in mano. Questo è quello che noi vogliamo fare con un programma che saremo lietissimi di condividere per far vedere esattamente questo signore si muoverà. Alcune cose le abbiamo già cominciate a fare, perché voi capite che senza una rilevazione del traffico puntuale è un po' difficile avere degli elementi in mano, da cui un aumento dei rilevatori che abbiamo già installato, che ci darà degli argomenti in più per le nostre valutazioni. Ma è chiaro, questo non è un'operazione overnight, durante la notte, non si fa. È come la storia delle esondazioni, a precisi momenti di studio e successive momenti di implementazioni. Altrimenti effettivamente correremo il rischio di fare degli interventi spot che secondo me danneggerebbero in modo irrimediabile già un sistema precario come quello che abbiamo oggi. Tutto qua. Grazie signor Sindaco.